largo. E infatti, Manlio Di Stefano, buongiorno, deputato del Movimento 5 Stelle, collegato con noi da Milano. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Buongiorno. Sentivo... Prego. Dottor Greco, sentivo parlare di partiti antisistema, in realtà noi siamo i partiti a favore dei cittadini, è diverso il concetto base. Poi sentivo anche studio parlare poc'anzi di Expo, io mi chiedo con gli 11 miliardi che sono stati impegnati per l'Expo probabilmente avremmo potuto garantire delle pensioni dignitose agli italiani che vivono con 458 euro di pensione minima, questo dovrebbe essere quello di cui si occupa la politica e non le promesse per la campagna elettorale. Senta, una cosa le volevo chiedere, arrivo, uno per volta, chiederete le dimissioni del Ministro delle Infrastrutture Lupi in aula, perché Lupi rientra nelle intercettazioni, forse per millanterie eccetera, però viene nominato parecchie volte assolutamente sì, lui si dice ovviamente intanto non c'entra vi nulla, faccio eccetera, notare però... sì, vi faccio notare un dettaglio non da poco, dottor Greco, ovvero che il ministro Lupi è uno dei pochi che ha mantenuto la sua stessa posizione dal governo Letta al governo Renzi, probabilmente perché doveva mantenere le mani su Expo e sugli altri affari di Comunione e Liberazione. Noi chiederemo sicuramente che rimette il suo mandato e ci saremmo aspettati obiettivamente delle dimissioni direttamente, perché obiettivamente non è in grado più di gestire la faccenda e il caso Expo è un caso di totale responsabilità politica. È inutile che si parli, si cerchino i colpevoli tra i tecnici. Qui è la politica che ha fallito perché non ha mai dato gli strumenti alla magistratura per controllare davvero le opere. E il Movimento 5 Stelle denuncia da 4 anni che l'Expo è in mano all'Andrangheta in Lombardia. Quindi attenzione quando si dice che la colpa non è politica, perché è la politica che dà gli strumenti alla magistratura. Passaggio in più che io voglio fare, questo intanto è Repubblica, sono solo millantatori, dice in un'intervista il ministro Lupi al giornale, perché dovrei dimettermi, CL non c'entra nulla. Si mettono insieme, si mettono d'accordo, firmano contratti, impegni, addirittura nella sede di uno o dell'altro partito. Mi dicevi di scrivere una cosa del genere, di metterla in scena? L'ho già messa in scena 45 anni fa. Uno spettacolo che aveva per titolo Settimo, ruba un po' meno. Non dico di non rubare, ma un po' meno cerca di farlo. E tutti, quando hanno visto questo spettacolo, hanno detto, ma con chi ce l'ha? Da dove viene? Noi avevamo previsto. E poi è arrivato appunto il momento di tirare i conti. Mani pulite. Era esattamente il nostro copione. Ce l'hanno copiato e non ci hanno pagato neanche i diritti d'autore. È un copione, Claudio, che si ripete, diciamo, un po' il canovaccio della politica italiana. Dice Foggia, da 45 anni io faccio questa, metto in scena questa commedia. Poi arriva Mani Pulite e 20 anni dopo adesso arriva questo... Non gli abbiamo ancora trovato un nome. Ma perché non c'ha un nome? Perché sembra la stessa cosa. Posso dire una cosa? La mia impressione, forse sono un po' controcorrente, non so... Ma il modo in cui è stato descritto questo scandalo Expo, che è ovviamente uno scandalo, è un po' esagerato. Cioè, qual è questa grande cupola clamorosa che avrebbe condizionato, che starebbe condizionando tutti i lavori dell'Expo? A parte una persona arrestata, il dottor Piras, le altre 6 persone arrestate valgono quanto il due di Briscola. Valgono, non valgono. Piras era l'uomo che si occupava degli acquisti per l'Expo. Quella è la parte importante. Il resto, mi dispiace anche per l'onorevole 5 Stelle, ma capisco il loro interesse a cavalcare ancora una volta, come si era visto 20 anni fa, le azioni della magistratura per poter avere un facile consenso elettorale, ma dire che l'Expo è tutto quanto letame è una cosa vergognosa, veramente sbagliata, perché non stanno così le cose. CL, le cooperative rosse, tutto quanto, ma di cosa stiamo parlando? Perché un ministro che fa parte di Comunione e Liberazione e perché sarebbe stato intercettato in qualche telefonata perché aveva rapporti di consulenza, dovrebbe dimettere. Questo è quello che ci ha lasciato d'altra parte Tangentopoli, perché da una parte c'è il sistema ovviamente della corruzione che è facile. Oggi c'è un'intervista molto interessante di un ex magistrato
al Messaggero che spiega che in Italia la corruzione avviene ancora in maniera molto importante. Per quale ragione? Perché lo Stato non ha ancora risolto i problemi legati alla burocrazia, quindi è un problema criminale ma anche un problema della politica e dello Stato che non sono riusciti a riformarsi. Dire che tutto quanto fa schifo e generalizzare sempre tutto quanto è un modo per ottenere uno 0,2 in più, 0,4 tu dici che insomma in la tentazione ovviamente di fare campagna elettorale su questa cosa Greco ovviamente mi farà replicare. Eccolo, allora, di Stefano. Chiariamo una cosa, dottor Greco, basilare, il Movimento 5 Stelle ne parla da 4 anni di Expo, quindi non è sicuramente campagna elettorale. Noi diciamo e abbiamo proposto, lo trovate, una nostra conferenza stampa col dottor Battisti dell'Università di Milano, in cui proponiamo l'Expo diffuso e sostenibile, ovvero un Expo che riutilizzi le strutture già esistenti a Milano e quindi faccia prevalere il Made in Italy, la piccola imprenditoria, e non vada a costruire nuove strutture di cemento che quindi alimentano ad esempio la CMC di Ravenna, delle cooperative rosse, in mano ovviamente al PD, che prende guarda caso tutti i grandi appalti italiani. Le responsabilità della politica stanno nel fatto che, giustamente, si parlava di corruzione e infatti il Movimento 5 Stelle in solo un anno ha presentato una legge sul riciclaggio e autoriciclaggio, sulla corruzione sul settore privato, e sul conflitto di interessi. Queste sono le cose che servono per dare gli strumenti alla magistratura di operare bene e soprattutto per tenere lontani alcuni personaggi dalle grandi opere. Noi vogliamo un Expo, ma crediamo che nel 2014 l'Expo si poteva assolutamente fare in modo più sostenibile e più intelligente, tenendolo lontano dalle mafie. Qui nessuno vuole fare né campagna elettorale neanche distruggere l'Expo, che poteva essere una grande opportunità per l'Italia, ma per come sarà gestita dalla politica oggi rischia soltanto di essere una grande cattiva figura per l'Italia, e questo è il problema. Io che vivo a Milano onestamente lo tengo molto a cuore come situazione, perché è problematica per i milanesi stessi che si aspettavano una grande opera con delle grandi infrastrutture attorno e non avranno nulla di tutto questo. Allora, la posizione della riassunta da Grillo, sapevamo tutti che l'Expo sarebbe stato un fallimento, siamo pronti a chiudere Allora, alla faccia della tensione sociale di Stefano, lei è nella vita reale un ingegnere nella vita reale, non che la politica non sia vita reale, ma insomma, è un ingegnere informatico, vero? Non lo sento più però, me lo fate sentire. La vita reale mia è il consulente informatico, per adesso sono al servizio dei cittadini. Le dico una cosa, la questione di Portovesme sarebbe tranquillamente già risolta se in Italia ci fosse, il Movimento 5 Stelle ha depositato già alla Camera l'atto di legge, il reddito di cittadinanza, perché il reddito di cittadinanza toglie i cittadini dal ricatto occupazionale. Tu hai un lavoro, se la tua azienda chiude o ad esempio come è successo col caso dell'Ilva crea morti per tumore nella città di Taranto e allora va chiusa, in quel caso hai comunque la possibilità di mantenere una vita dignitosa finché lo Stato non ti offre un altro lavoro. Magari, e deve farlo per legge a quel punto. Il reddito di cittadinanza è già depositato, basterebbe alla maggioranza prenderlo, depositarlo, lo possono anche firmare a nome loro, non ci interessa, basta farlo per il bene dei cittadini. Aggiungo un'altra cosa, se pensiamo davvero ai soldi che vengono buttati e che ci sono nei costi della politica, chiedo ad esempio, visto che ne aveva già parlato in passato, alla collega Bonafè quanto rinuncia del suo stipendio di 15.000 euro al mese. Io ne prendo il 50% e ne tengo in tasca 3.000 al mese. Oppure ad esempio vi faccio vedere una cosa, il reddito di cittadinanza, mi scusi sentivo ora vi do la parola, non c'è problema, ho ascoltato con pazienza. Sentivo l'eurodeputato di Forza Italia parlare di gente che ha votato per un partito così di pancia, per protesta. Probabilmente quella gente ha scelto un partito di persone, un movimento di persone oneste che credono alla coerenza e alla giustizia, invece di votare Forza Italia che sarà fondata dalla mafia, da Dell'Utri e da un condannato per frode fiscale che si chiude Berlusconi. Parla con me, guardami in faccia, non sono né un mafioso e né un corrotto, rispetta me e rispetta i tenori, non ti permetto di dire questo. Il suo partito è stato creato dalla mafia. Da me è il 20% degli elettori italiani che ci vota. Stai facendo lo stesso errore che ha fatto per quel 20%. Stai facendo lo stesso errore che per 20 anni ha fatto una sinistra. Che dici? No, stai facendo lo stesso. Io rispetto i tuoi elettori, che spesso è gente che ha avuto tanti problemi, che ha vissuto problemi e che per protesta contro la politica vi vota. Tu devi rispettare noi e i nostri elettori e ricordati che non hai di fronte un partito delinquenti, ma un partito di gente che fa il proprio dovere e che si impegna ogni giorno almeno quanto vi impegnate voi. E se forse vuole l'elenco le condanne di chi ha creato Forza Italia, se vuole. Ma guarda, sono 20 anni che la sinistra cerca di superare Berlusconi. No, ma te lo do come consiglio.
perché forse tra vent'anni ci arriverete pure voi a capire come è questo il tema su cui confrontarci. Ci arriverai tra vent'anni, mi dispiacerebbe che ne perdessi altri 19, ma lo dico per te. Questo è evidente. Sì. Io fra due mandati sono a casa, fra vent'anni farò il mio mestiere. Ah, io ce l'ho pure un mestiere. Non farò il politico. Tranquillo, tranquillo. Allora, però voglio sentire a Porto Vesme, a proposito del reddito di cittadinanza, che cosa ne pensano? Perché il reddito di cittadinanza, cioè un reddito universale garantito a tutti, che libererebbe dal problema della dipendenza economica dal lavoro, ovviamente, riguarda intanto le possibilità di pagarlo, questo reddito di cittadinanza, forse i soldi si trovano, ma poi il fatto che forse non si garantisce. Ma spiegato però, bene, Creale, basta che l'ha spiegato bene, è vero, io non lo sto spiegando bene, però il problema è che Porto Vesme, cioè una tradizione industriale italiana fondamentale, ci si fanno le navi queste che sono state per esempio inaugurate l'altro giorno al Presidente del Consiglio, chiuderebbe. Allora voglio andare a Porto Vesme e chiedere ai tuoi ospiti che cosa ne pensano del reddito di cittadinanza. Ecco, glielo chiedo subito, sappiate che quando hanno sentito la parola reddito di cittadinanza c'è stata un'altra microinsurrezione, perché qui non ne vogliono neanche sentire tutto parlare. È molto perché più complicato. Non li aiuterebbe? Vorrebbero lavorare. Dunque, magari. Per noi la situazione del reddito di cittadinanza potrebbe essere utile nel breve tempo, nel senso le persone vanno aiutate, va bene, nel breve tempo. Però noi siamo operai, noi vogliamo creare ricchezza all'Italia, noi vogliamo far sollevare l'Italia dalla crisi. La crisi la sollevi, stai zitto per favore, solo con le industrie. L'industria dell'alluminio, calma, dell'acciaio, del tessile, solo creando occupazione e risollevando le industrie, riaprendo le industrie, ragazzi, non delle città. Qua bisogna risollevare l'economia, bisogna finirla con l'assistenzialismo gratuito. Qua l'assistenzialismo deve essere fatto nel breve per aiutare l'azienda a risollevarsi, però i signori politici che sono seduti lì devono pensare a risollevare le aziende. Questa fabbrica è ferma già 2 anni e non hanno fatto niente, signori. Non riceve il 12% del fabbisogno di alluminio in Italia. Ma queste fabbriche producono PIL, lo so che vi sono dimenticati di cosa significa il PIL, però l'Italia serve il PIL, anche per non tagliare il pubblico, per il discorso che tutti sappiamo. Quindi le fabbriche vanno riaperte. Se i signori politici sono in grado di fare il lavoro, bene, altrimenti se ne vanno fuori dalle balle e mettono altre persone che sono capaci di farlo. Perché i nostri poi sino adesso sono dei buffoni, non si può venire a parlare di reddito di cittadinanza. Chi lo finanzia? Chi ce li ha i soldi? I soldi li vogliamo creare. Merchezzi continua a parlare di reddito di cittadinanza, noi vogliamo lavorare, senti quella poltrona lì per farci lavorare, è un diritto il lavoro, è un diritto, c'è scritto nella Costituzione, porca miseria, voi non state rispettando quella che è la Costituzione, tutti gli articoli della Costituzione, vi state solamente organizzando e pensando solamente di riempire quelle che sono le vostre tasche, solamente questo è quello che state facendo. Ecco, però il partito che vuole proporre il reddito di cittadinanza è il 5 Stelle, almeno la persona che in studio diceva questo. Voglio dire, questo è un partito che è arrivato dicendo tutti a casa, e allora mandiamo a casa anche loro, cioè come si risolve il problema? Noi non vogliamo mandare a casa, noi non vogliamo mandare a casa tutti, noi vogliamo che il politico faccia il suo dovere, faccia veramente il suo dovere, perché fino ad ora la politica, la stessa parola politica dice che deve salvaguardare quelli che sono i posti di lavoro. Traduciamolo Massimo, invece di dire la politica deve fare il suo lavoro, cosa chiedete al governo? Chiediamo al governo, Pierpaolo, noi chiediamo al governo che intervenga per salvaguardare i posti di lavoro, chiediamo al governo, come ha fatto la Francia, come fa la Germania, chiediamo al governo che faccia gli accordi bilaterali con Enel, che tolga il monopolio che ha l'Enel in quest'isola, che noi paghiamo l'energia più cara d'Europa, la paghiamo esattamente a 75 euro a megawattora, nel resto d'Europa viene pagata a 30 euro, è una vergogna, italiani ci dobbiamo vergognare, e voi seduti lì, come fate avere la faccia? Allora io non me la sento di interrompere più tanto questi nostri ospiti, perché stanno dicendo le cose in maniera di Stefano molto chiara, per esempio. È chiarissima. Il fatto del reddito di cittadinanza non garantisce l'impresa, l'industria. Il nostro ospite prima ha detto: io voglio creare ricchezza per questo paese, cioè invece non è più tutti a casa, Greco. Non è più tutti a casa, è
tutti in cerca di qualcosa da fare, tutti ai loro posti. Greco, infatti, è il contrario. Sì, ma loro vogliono lavorare, insomma, capito? Il reddito di cittadinanza immette soldi reali nell'economia, perché intanto elimina tutti gli altri ammortizzatori sociali e li fa tutti convergere sul reddito di cittadinanza. Sì, ma lì c'è, che porterebbe soldi reali, soldi pubblici, operai, no? Ma sono quindi soldi, si risolverebbe l'economia, creano crescita e si risolverebbe l'economia. Ma sono soldi pubblici che non creano crescita e sviluppo. Se mi dà la parola, altrimenti faccio un po' la ripresa dell'economia il collega eurodeputato sa perfettamente che l'Europa chiede dal 92 il reddito di cittadinanza, lo dovrebbe sapere. Sono contento che tu sia diventato europeista. E allora io le dico, sono contento che tu e il tuo movimento siate diventati europeisti. Siete diventati, è la notizia della giornata. Lei dovrebbe semplicemente saperlo, visto che è il suo lavoro, che il reddito di cittadinanza ce lo chiedono dal 92, lo sa o no? Allora, e siccome l'esperienza porta soldi reali nell'economia e arriva davvero quindi ad alimentare il mercato, aiuterebbe anche le imprese. Dottor Greco, se mi lasciano parlare la lascio finire, poi so che lei deve andare. Allora, però io posso stare, l'importante è che riesco a concludere un concetto. Mi spieghi questo però, se gli operai, lei l'ha visto, cioè la fierezza di creare qualcosa, di ma la cosa più bella, la cosa più bella dei cittadini italiani è che hanno un orgoglio, una fierezza che devono mantenere. Il problema è che lo Stato si è dimenticato di loro. Ora, io vedo anche le riforme di Renzi e non si considera mai che in quelle riforme, se e quando mai arriveranno, ci sono tagli euro e gran parte di quelli vanno presi dalla sanità. Ora chiedo alle persone a casa, si stupiscono ancora se andando all'ospedale fanno un anno di attesa per fare una TAC? No, perché la politica taglia soldi dalla sanità e quindi non si riesce più neanche a farsi un attacco in ospedale. Allora la responsabilità di chi è? È della politica che ci ha governato in questi anni. Dobbiamo smettere di tagliare soldi dove c'è necessità. Sanità e scuola non vanno più toccati. Io faccio anche a proposito di queste una per volta. Sì. L'ultimo concetto stiamo mistificando la realtà, perché noi siamo andati a dire che taglieremo la spesa pubblica improduttiva ma salvaguarderemo quei settori come la sanità, il welfare, la formazione, le pensioni, sui quali non siamo andati a toccare una lira, per cui io francamente chiederei al collega, se proprio deve fare demagogia, quantomeno si mantenga sui binari della serietà e della correttezza, perché così io leggo gli atti parlamentari. Le dico anche un'altra... No, ecco, allora se legge gli atti parlamentari mi spieghi come mai, per esempio, lei sta parlando da mezz'ora delle riforme di Renzi, mi spieghi come mai, per esempio, voi sulla riforma del Senato siete ancora bloccati e fermi. Quella è una riforma che potrebbe portare 1 miliardo di risparmio netto e voi vi state assolutamente opponendo, per cui ci vuole anche un po' di serietà a portare avanti le posizioni. La collega forse non sa che non è mai arrivata la riforma del Senato. Di cambiamento, e poi quando il cambiamento arriva sul piatto voi siete i primi che invece non state sostenendo niente di questo cambiamento. Dottor Greco, intanto la collega non sa che il Senato costa 500 milioni e non 1 miliardo. Sì. Seconda cosa, la collega stessa a porta a porta disse che ci sarebbe stata una riforma al mese di Renzi, l'aspettiamo ancora perché non è arrivata nemmeno una ancora alla Camera. No, se su questo scatena la buona fe, non la più la buona fe, c'è l'elenco delle riforme. E vi dico anche una cosa, dottor Greco, la collega Bonafè aveva scommesso col mio collega Di Maio che la riforma della legge elettorale sarebbe arrivata prima della nostra, ecco la nostra depositata, scritta con 220.000 voti dei cittadini. Questa è la della politica, non quella delle slide, delle conferenze. Le ricordo che l'abbiamo approvata alla Camera, per cui per cortesia anche questo cerchi di essere un po' serio, per cortesia. E voi l'avete presentata, noi quantomeno l'abbiamo approvata senza il vostro voto. Ecco, anche passaggio questo, diciamolo, perché è una porcata. Movimento 5 Stelle, campagna elettorale, abbiamo mandato la nostra Ronchin sulle tracce di Grillo l'altro giorno a Bologna. Non c'è, ancora non c'è. Ci sarà. No, lo stiamo preparando, nel senso che noi normalmente seguiamo Grillo, lo segue una nostra inviata, questa volta Roberta Ferrari non ha potuto andare all'appuntamento con Grillo, è andata la nostra Ronchin ed ecco la sua storia. Siete qui per Beppe Grillo? Sì, io l'ho già votato. Io uguale, sì, lo rivoto. State andando ad ascoltare Beppe Grillo? Sì. Per rendermi conto di che cosa dice. All'Ebetino se ne deve andare a casa, perché nessuno l'ha messo là. Chiaro? Non l'ha messo nessuno. Io non lo riconosco. Però qui si parla delle europee. Appunto. Che succede? Poi se dovesse arrivare primi? Poi ci pensiamo noi.
Beppe Grillo arriva a Bologna nel giorno in cui anche l'ultimo consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, in Emilia-Romagna, viene messo alla porta. La Corte dei Conti ha detto che c'è qualcosa da restituire o alcune ipotetiche irregolarità. Lui giustamente, fino a chiarezza fatta, dice va bene, mi sospendo. Gli altri sono ancora là però, da qualche anno. Hai 7 punti per l'Europa. Ok, prima di tutto bisogna fare in modo che il fiscal compact possa essere ridiscusso assolutamente. Euro sì o euro no? Non è importante euro sì o euro no, è importante il contenuti degli accordi e la distribuzione delle risorse. Che stare questi che sono alla finestra che buttano giù lo striscione? Buttano giù lo striscione, del PD. Del PD, va? Cosa c'è scritto sullo striscione? Dopo? Ma avete paura di Grillo? Ma tra contestatori ed elettori convinti c'è anche il popolo dei dubbiosi. Il popolo che non sappiamo se votiamo. Poi se votiamo dobbiamo decidere per chi. Ne parlavamo a pranzo, che siamo un 40% che ancora non sa cosa votare. L'hai letto questo? Il 2 che dice? Degli Eurobond. Il 7 dice? Referendum per la permanenza nell'euro. Secondo te non sono in contraddizione? Perché gli Eurobond sono uno strumento che unisce tutti i paesi europei, o sbaglio? Come fai? Gli Eurobond senza una moneta unica si può fare? Potrei votare? Non credo. Perché no? Ma non c'è nessuno che mi rappresenta. Il primo giorno quando andremo a governare questo paese, perché ci andremo, ce lo meritiamo di governare. Ma ci andremo in modo pacifico. Quale violenza? Fossimo violenti, sarebbe successo al finimondo in questo paese qua. Abbiamo stoppato la violenza in questo paese. In tutta Europa sono saliti al potere i nazisti, i fascisti. Guardate Alba Dorata in Grecia, guardate Le Pen in Francia, guardate in Ungheria il 20% del partito nazista. Se qui non si è formata, noi abbiamo inventato il fascismo e l'abbiamo esportato in tutto il mondo. Se qui non è nata una forza violenta, è perché ci siamo noi che facciamo una cuscinetta. Buscaiola, Berlusconi che fa promesse ai pensionati, non chiedo più a nulla, io sono disoccupato. Io sono stanco, stufo. Vota Grillo. Io voto Grillo. Allora, in studio. Evidente, Di Stefano, eccoci qua, io la lascio, la saluto e la lascio andare, ma prima le do l'ultima parola. Salve, dottor Greco, sì, giusto per chiudere, poi vi saluto e vi ringrazio ancora. E il Movimento 5 Stelle non vuole difendere l'euro, il Movimento 5 Stelle vuole chiedere in Europa che vengano eliminati dei patti che ci uccidono, quali il Fiscal Compact, il MES, e soprattutto vuole far sì che se c'è e se bisogna rimanere nell'euro, nell'Europa. Ma voglio dire, i debiti vengono spalmati tra tutti i paesi e l'Europa torna a essere una comunità anziché un'unione economico e finanziaria. Se questo non sarà possibile faremo un referendum e i cittadini sceglieranno se rimanere nell'euro o uscirne. Se vorranno uscire noi usciremo volentieri perché il nostro datore di lavoro è il popolo italiano. Io ho detto questo, vi saluto, vi ringrazio, allora, grazie. È stato veramente grazie, utile essere qui. Grazie. Grazie. Senta,